che connette milioni di emozioni e ci avvicina ovunque noi siamo. Il grande calcio ci unisce, è la forza delle connessioni. Divisione Calcio Femminile, FIGC e Team presentano la Serie A Femminile Team.
Buon sabato e buon pranzo da Marco Ruta, amiche e amici sportivi appassionati della Serie A femminile team, bentrovati allo stadio comunale Palma Campania, dove scenderanno in campo nello scontro valevole la quarta giornata di Pool Salvezza, Pomigliano e Como. Padroni di casa che si presentano alla quarta giornata della Pool Salvezza con soli 3 punti conquistati, ma nonostante ciò ancora salde al secondo posto del proprio girone. Il percorso verso la salvezza è ancora lungo, la prima minaccia per la posizione in classifica è proprio la sfidante di quest'oggi, il Como, che dista soltanto 2 punti dalle Pantere. La squadra di Carlo Sanchez ha la possibilità, dopo la sconfitta in casa del Sassuolo, per dare prova della propria maturità. Per fare ciò bisogna portare in campo convinzione e determinazione. Como in striscia positiva, 4 punti fin qui totalizzati in 2 giornate disputate. Le Lairane infatti sono riuscite a raggiungere la zona salvezza ai danni del Parma proprio grazie alla vittoria nello scontro diretto della scorsa giornata. La Lairane di Sebastian Della Fuente, che hanno tra le mani la possibilità di acciuffare il secondo posto e allontanare ancora un po' la zona retrocessione. Occorrerà dunque una prova d'orgoglio per riuscire a strappare 3 punti dal difficilissimo campo del Pomigliano. A dirigere la gara di quest'oggi il signor Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, coadiuvato dal primo assistente Mario Chichi di Palermo, il secondo assistente Francesco Piccichè della sezione di Trapani e il quarto uomo ufficiale Luigi Lacciarenza di Barletta. Nel corso dell'anno si sono già sfidate 2 volte le due squadre. Il primo match a settembre proprio qui in casa del Pomigliano, terminato per 2-2 con doppietta di Tati e per il Como nel primo tempo Beccari, e poi allo scadere al 90° Baila ad acciuffare il 2-2. Storia ben diversa invece in quel di Como nel corso del girone di ritorno, dove il Pomigliano vince con un secco 1-0 realizzato al 30° del primo tempo su calcio di punizione impeccabile. Veronica Battelani batte Prugna neoentrata, che tra l'altro quel giorno alla sola età di 16 anni fa il suo debutto in massima categoria. Il direttore di gara dagli ultimi controlli, e allora le premesse per un match scoppiettante ci sono tutte. Allora amiche e amici sportivi, non ci resta altro che assistere allo spettacolo che le due squadre hanno da offrirci. Ultimi check, ci siamo, controllo al cronometro partito. Amiche e amici sportivi, buon divertimento. Pomigliano Como. Pomigliano che scende in campo con il solito 4-3-3. Sarà Setien in porta, Fusini, Passeri, Golo, Berrizza. La catena di difesa. A centrocampo Ferrario, Battelani e Tati. In attacco Corelli, Martinez, Di Gianmarino. Anche se le due si scambieranno molto probabilmente, parlando di Gianmarino e Battelani. In questo momento proprio Tati che si porta in avanti e riesce ad arginare Ilai, che poi lotta di fisico, il numero 18 che rientra come molte altre compagne del Como dalla sosta delle nazionali, che ha anche privato il Como di 2 importanti tasselli della propria squadra, parlando di Vlada Kubasova con l'Estonia, tornata in Italia giovedì, e anche di Emma Lippmann, che tra l'altro si è scontrata proprio contro la compagna di squadra nel match tra Malta ed Estonia, tornata con qualche acciacco, non in condizione di partire con la squadra. Si schiera a specchio il Como di Sebastian Della Fuente, 4-3-3 anche da questa parte. Maria Corenciova in porta, Chiara Cecotti, Daria Kravets, Giulia Rizzon, Malin Bren a dirigere la retrovia. Giulia Rizzon che prova a gestire proprio questo pallone. A centrocampo Alma Ilai, Miriam Picchi e Lucia Pastrenge. Lì in avanti il tridente, Matilde Pavan, Camilla Lindberg e Chiara Beccari. Proprio in avanti in questo momento il Como. Pavan, fermi tutti, perché Miriam Picchi viene scoperta in posizione di fuorigioco, e allora sarà calcio di punizione per le padroni di casa. Come dicevamo, sosta delle nazionali, sono ben 9 le giocatrici del Como convocate in nazionale, tra cui Pavanne Beccari in nazionale maggiore, la prima convocazione da parte di Milena Bertolini per le due giovani attaccanti del Como convocate per l'amichevole contro la Colombia. Successivamente poi anche
Ilai, come detto, con l'Albania. Malin Brenn, convocata per la Norvegia. E come già preannunciato, Emma Lippmann e Vlada Kubasova, che si sono anche scontrate. Non solo loro due, anche in nazionale Under 23, Beatrice Beretta e Camilla Lindberg con la Norvegia, incontratesi durante il match amichevole. Possesso in attacco da parte del Como. Brenn verso Lindberg, che pasticcia un po' con il pallone, regala a Passeri. E allora Martinez, mezzo esterno in avanti, c'è spazio per andare. Corelli in anticipo, Giularizzon prende posizione, poi erroraccio che può costare caro. Martinez accende il turbo, l'area Gravez legge tutto, non ci pensa su un attimo e spazza via il pallone. Grave disattenzione a centrocampo che stava per costare veramente veramente tanto. Come detto, Pomigliano, che è imbattuto nelle due sfide di Serie A contro il Como grazie ad un pareggio all'andata il 25 settembre, la vittoria al ritorno il 14 di gennaio. Quello di gennaio è anche l'unico successo con clean sheet delle campane nella competizione in questo anno solare. Passeri, sguardo in avanti, cercare Corelli che prende posizione, stop di Coscia e ha la possibilità di alzare la testa. Pallone che filtra, Battelani prova a riservire numero 7, ci pensa il 27 invece Comasco a fare sua la sfera, accompagna anche il pallone fuori, la rimessa è per il Como. Qualche dubbio da parte delle giocatrici di casa su questa scelta del secondo assistente. Beccari appoggia male, allora Tati. Battelani entra in area di rigore, finisce giù, tutto regolare secondo il direttore di gara che era lì, e allora si riparte da... dovrebbe essere calcio d'angolo, rivediamo. Il tocco sembra esserci, da stabilire se fosse prima sul pallone. Si riparterà invece da rimessa dal fondo, il pallone non è stato toccato da nessuno, ma sembra difficile dato il contrasto. Korenchova prova a gestire dal basso il Como ma non riesce, e allora rimessa laterale affidata a Rizza. Il Como è anche una delle quattro formazioni contro cui il Pomigliano ha subito meno gol in Serie A Team, ben due, quindi come già detti di Beccari e Bail nella gara d'andata, al pari di Lazio, Parma e Napoli. Pavan prova a girarsi ma Zanaferrario dice di no, e allora può gestire con calma il Pomigliano e ricominciare dal basso. Il pareggio all'andata significa che per il Como è arrivato il primo dei due pareggi del Pomigliano in questa Serie A. La formazione infatti potrebbe diventare la prima contro cui le Pantere contano in generale più di un pareggio nel massimo campionato. Corelli si abbassa per gestire meglio il pallone con cattiveria Pastrenge, allora Lindberg, non c'è fallo, si può giocare. Beccari spalle alla metà campo avversaria, non può far altro che scaricare il pallone lanciato in avanti dove c'è soltanto la lettura di Di Giammarino. Poi Rizzon spazza via. Beh, ancora lotta lì davanti, lì in mezzo. Battelani di prima. Martinez, finta di corpo, riesce a girarsi. Poi Kravets ci mette su una pezza. E allora Rizzon, settimo minuto in corso. Ilai si risistema parte offensiva. Comasca, Pavan, scarica. Prende con calma, riesce a eludere la marcatura, allora Ilai. Ancora Kravets. Beccari non benissimo ma riesce comunque a portare a casa il passaggio. Due chiamano il passaggio dal lato destro, ma Lindberg vorrebbe questo pallone a tutti i costi. Allora Lindberg costretta ad abbassarsi fino al centrocampo per dare una mano e amministrare la sfera. Proprio il numero 77 di punta. Brenn può chiudere il triangolo, preferisce provare a entrare in area di rigore, ci pensa Fusini che adesso ha anche la possibilità di spazzare. Brenn non ci sta, vuole
forse quasi la rivincita, ci riesce. Allora Bren in mezzo dove c'è Picchi, deviato, Lindberg in mezzo, passa e rispazza, poi Fusini, pallone che resta lì, la chiama a gran voce Sara Setinia e abbraccia la sfera, si addormenta così. Azione offensiva del Como. Una statistica interessante per Pomigliano, un terzo delle vittorie delle Pantere in Serie A è arrivato proprio contro squadre lombarde, parliamo di 4 su 12 considerando ovviamente soltanto le avversarie di questa regione. Il Como potrebbe diventare dopo l'Inter la seconda con cui c'entra più di un successo nella massima competizione e la prima ovviamente contro cui rimane imbattuto per più di due partite. Ancora mala gestione della rimessa dal fondo per Maria Corenciova, questa volta con forse un pizzico di buona sorte si porta a casa il Como la rimessa laterale. Ancora scontri al limite del campo, si porta a casa la rimessa il Pomigliano. Rizza alla battuta, 8 e 31 sul cronometro. Corelli gestisce male, tocca anche con il braccio in maniera decisamente evidente, infatti il direttore di gara non fa, può far altro che segnalare il fallo. Pomigliano che ha vinto l'ultima gara interna di Serie A 4-1 contro il Parma, ma soltanto due volte nella sua storia ha centrato due successi consecutivi in casa in Serie A, parlando di dicembre 2022 e ottobre 2021. Ma attenzione, Lindberg prova una serpentina che non porta da nessuna parte, poi batte l'anno in ciampa, allora Pastrenge finisce giù, arriva il fischio del direttore di gara, sarà calcio di punizione. Trattenuta prima, poi frana addosso a Lucio Pastrenge. Pioggia che non sembra avere intenzione di abbandonare il campo oggi. Chissà se sarà protagonista poi di qualche avvenimento. Il campo in ogni caso sembra reggere tranquillamente l'acqua. In tre alla battuta. Picchi viene chiamata fuori, allora si allontana anche Pastrenge. Resta soltanto Camilla Lindberg. In due sulla barriera, Lindberg direttamente in mezzo, pallone che resta lì, pericolo e arriva la rete, ha segnato il Como Al Mailai, un flipper che aiuta il numero 18, si ritrova lì il pallone, non può far altro a un metro dalla linea di porta che mandarla in rete all'undicesimo minuto. Rivediamo, Lindberg in mezzo, colpo di testa che favorisce Al Mailai che si ritrova il pallone lì, deve soltanto girarsi verso la porta, lo fa benissimo, Sara Setinia non può nulla e allora è 1-0 per il Como. Adesso vedremo come gestiranno questa situazione le due squadre. Corelli, c'è vantaggio sul contatto centrocampo subito da Battelani. Al Mailai che trova il primo centro stagionale. Come detto, la giocatrice albanese che vanta anche presenza in nazionale proprio in quest'ultima finestra di stop convocata per le amichevoli. E allora Pomigliano che prova a farsi vedere, Tati cerca di aggirare proprio Al Mailai che non si fa sorprendere. Legge tutto Picchi, pallone che resta lì, subisce fallo forse Camilla Lindberg che
Dolorante si accascia a terra, ma non si ferma il gioco. Beccari contro due, perde il pallone, gol blotta. E poi arriva il fischio del direttore di gara, ferma il gioco. Calcio di punizione a favore del Pomigliano per la carica di Beccari da Neni Golob. Un po' troppa foga agonistica. Picchi recupera il pallone, Beccari appoggia di testa, controllo di Fino di Camilla Lindberg. Picchi, Ilai evita la pressione e allora Pastrenge. Finta, riesce a passare. Lindberg, cross che non ha alcun effetto. Ma Zannaferrario che si addormenta. E allora Beccari finisce giù. Direttore di gara lì vicino, fa ampi cenni che si può giocare. Battelani, sguardo in alto, prova a servire in zona Corelli, arriva la copertura ma è ancora Pomigliano. Copertura di Cecotti al millimetro, non concede spazio al numero 7 del Pomigliano per respirare. Ancora lotta tra Corelli e Ilai, alla meglio fisicamente il numero 7, ma poi la rimessa se la porta a casa il Como. Como che è la formazione che ha vinto più duelli in questa Serie A, 1095, mentre il Pomigliano con 936 è terzo in questa classifica, dietro al Parma con 954, Niotta e le Campane 270, le Lombarde 315, sono due delle quattro squadre con più contrasti vinti nella competizione in corso, insieme alla Fiorentina che ne vanta 293, Sassuolo 285, cross in mezzo a cercare intanto Ana Lucia Martinez, c'è Malimbren che legge perfettamente la diagonale, spazza via. Ma è ancora Pomigliano. Fusini accorcia di Gianmarino. Corelli in mezzo, finisce giù il numero 21, non c'è fallo secondo il direttore di gara. E allora là, in lungo linea, serve male, chiaro a Beccari che non può arrivare in nessun modo sulla sfera. E allora ancora gestione palla per Sara Setinia. Prova a gestire palla e trovare lo spazio per costruire un'azione pericolosa il Pomigliano. Così non è. Arriva puntuale il pressing a centrocampo. Fusini. Di Gianmarino. Si addormenta il numero 3. Allora Picchi fa sulla sfera. Può ripartire il Como. Lindberg, sguardo basso sul pallone, finisce giù, non c'è fallo secondo il direttore di gara, anche dalla nostra postazione sembrava ci fosse contatto più col pallone che col piede. Pallone in avanti che può dar fastidio all'uscita di Maria Corenciova, la copertura di Breno non è il massimo, ma il numero 12 riesce comunque a intervenire e sventare ogni pericolo. Cecotti, Beccari che prova anche a servire di punta Pastrenge, c'è la deviazione di Tati, rimessa laterale. Kravets, Rizzon, si abbassa Ilai, amministra bene la sfera, Malimbren, Pavan, mette un po' in difficoltà Miriam Picchi che se la cava anche piuttosto bene. Ed è ancora Como, Pastrenge, Cecotti, in mezzo a due, strada decisamente trafficata. Allora Corelli, poi Tati, Cecotti che si è andata un po' a trovare in una situazione non il massimo per gestire la sfera, c'era comunque la possibilità di scaricare il pallone di Gianmarino. Prova a saltare con tunnel Malimbren che non è d'accordo, cala la sala cinesca e si porta anche a casa la rimessa laterale.
Kravets. 18° minuto in corso nella zona di Pastrenge, mette in difficoltà numero 5. Non riesce ad avere neanche il tempo di stoppare il pallone, che arriva prontamente alla copertura, ma è comunque possesso Como. C'è Cotti alla battuta. Rizza di testa. Scontro lì a centrocampo. Finisce giù Pastrenge e arriva adesso il fischio del direttore di gara per la carica di Tati. Corretta la decisione del direttore di gara. Forse il fischio poteva anche arrivare con qualche istante di anticipo. Lucia Pastrenge alla battuta. C'è però Camila Lindberg a terra. Viene fermato il gioco. Farà recuperare, dice il direttore di gara. Anche in precedenza Camila Lindberg lamentava del dolore, ma sembra essere di natura decisamente diversa. Forse accusa anche Tati di qualche contatto scorretto. Nessun provvedimento. Pallone in mezzo. Rizzon di testa. Pallone che resta lì. Lindberg sul secondo palo. Non riesce a toccare il pallone. E da lì bastava veramente pochissimo per insaccare la sfera in rete. Brivido per il Pomigliano. Passeri. Fusini. Lancia questo pallone. Brandi testa, poi con un po' di fortuna Ana Lucia Martinez se lo ritrova tra i piedi. Possesso che dura veramente poco. E allora Brand, 20° minuto. Como che ovviamente non ha fretta di attaccare la profondità. Anzi, ogni secondo che passa è prezioso, soprattutto quando parliamo di full salvezza. Tra l'altro, considerando anche la situazione in classifica, che vede il Pomigliano secondo nel girone della full salvezza con 17 punti, il Como terzo con 15, quindi la vittoria di oggi significherebbe per il Como il sorpasso e la possibilità di allontanare ancora la zona retrocessione. Rizzon, ancora Como che gestisce. Forse subisce fallo da Corelli, non è d'accordo il direttore di gara. E allora Martinez ha spazio per andare in velocità, è devastante. Ancora il numero 20. Scarica per Battelani, l'aspetta Maria Corenciova, fa sua la sfera. E allora prova a farsi vedere vivo il Pomigliano. Conclusione sì forte, sì precisa, ma decisamente troppo centrale per impensierire l'esperto estremo difensore del Como. E allora costruisce ancora il Pomigliano. Fusini, lungo linea di Gianmarino, 21 contro 21, alla meglio quello in maglia Comasca, ma è ancora Golob. Rizza, torna ancora dal numero 26, pochi spazi per passare dall'altra metà del campo. Ferrario, Passeri, di Gianmarino, ha pazienza e costruisce bene il Pomigliano. Fusini che prova a raggiungere Battelani, non riesce, ma è ancora sfera alle Pantere. Golob prova a impostare dal basso, di Gianmarino. Martinez appoggia, Corelli prova a controllare di suola, Matilde Pavan non è d'accordo, vorrebbe anche la rimessa laterale, in questo caso non è d'accordo il direttore di gara. E allora Corelli ci prova da lontano, Alice Corelli, pallone che finisce ampiamente al lato, segue quasi
camminando il portiere del Como, per nulla preoccupato dalla situazione. Alice Corelli, nata nel novembre 2003, ha partecipato a 3 gol in questo campionato, parliamo di un gol e un assist, e 2 assist, dopo che nei 2 precedenti non aveva contribuito a nessuna marcatura, parliamo di 17 gare con la maglia della Roma. Tra le giocatrici coinvolte in più di 2 reti nella competizione solo Zara Kramzar, classe 2006, e le avversarie di giornata, parliamo di Matilde Pavan, classe 2004 di giugno, e Chiara Beccari del settembre 2004, sono più giovani della giocatrice maglia numero 7 del Pomigliano. Ventiquattresimo minuto, calcio di punizione per il Como, ancora una volta Pastrangel l'ha battuta, vedremo in questo caso come verrà sfruttato. Situazione sembra di nuovo un pallone nel mezzo, infatti è così, pallone che passa, non c'è nessuno se non la difesa del Como. Rizzon se lo trova lì, Giulia Rizzon vede la possibilità, la vuole sfruttare, la manda a segno, e 2-0 Como al 24esimo minuto con il proprio capitano, centra il quarto gol stagionale, capitan Giulia Rizzon. E al 24esimo minuto è 2-0. Due possibilità per finalizzare, 2 gol. Bren, tiro, pallone che resta lì, e Rizzon ne approfitta, fulmina Sara Setinia con il sinistro da fermo, sfrutta il rimbalzo della sfera e finalizza. Doppio vantaggio della squadra di Sebastian Della Fuente, che può far altro, non può far altro che applaudire le proprie giocatrici. 25esimo minuto, e allora la partita adesso è ancora più in salita per il Pomigliano. Martinez prova ad accendersi, Tati finta di corpo ma non riesce a passare. Oggi il centrocampo del Como è come un muro. Pavan, c'è spazio, sguardo in mezzo, è lì che va il pallone, Beccari riesce a mandare verso la porta, in questo caso Sara Setinia dice di no, poi piccolo brivido perché non riesce a trattenere la sfera. E allora prova ancora a farsi vedere in avanti il Pomigliano. Rizza, Corelli, raggira Cecotti ma non ci riesce perché il numero 14 non molla un centimetro, poi prova a sfruttare anche la deviazione, poi Ferrario in mezzo, Rizzon di tibia, anticipa tutte e manda via il pallone. Fusini ripropone, Di Gianmarino, Tati prova a servire lì dove c'è spazio, e allora tu per tu con Malin Brenne, Ana Lucia Martinez prova a metterla in mezzo, non riesce, c'è la deviazione ed è calcio d'angolo. 26esimo minuto che sta per esaurirsi. Accelera Ana Lucia Martinez per battere questo calcio d'angolo, battuto corto. Ferrario sbaglia l'appoggio, ne approfitta Beccari, spreca questa possibilità il Pomigliano, e allora Lindberg protegge la sfera, non riesce, ci pensa Battelani, lancia nello spazio fin troppo profondo Martinez, che infatti non può arrivare in alcun modo, però che possibilità sprecata quella del Pomigliano, avere la possibilità di mandare il pallone nell'area di rigore avversaria, cercare un colpo di testa, una deviazione, e questa ostentazione quasi dello schema del passaggio accanto alla bandierina, che non troppo spesso diciamo ha grandi risultati, soprattutto se fatto con questa lentezza, se c'è già
l'idea di dover saltare l'avversario per poi forse ribadirlo in mezzo, tentare la conclusione. E allora a quel punto, oltre a perdere tempo, si perde anche la possibilità spazio-temporale di trovare innanzitutto densità all'interno dell'area di rigore e poi la finestra del passaggio. È ancora Como che fa la partita. Lindberg prova a saltarne due. Pavan si ritrova il pallone. Serve Malimbren, che restituisce la sfera al numero 23. Rizzon prova a alzare un campanile. Fusini di petto. Tati salta di netto al Mailai. Lancio perfetto nello spazio dove c'è Martinez. Gestisce il numero 20. Punta giù la Rizzon. Riesce anche a entrare in area di rigore. Poi costretta a proteggere la sfera. Pallone che filtra di Gianmarino. Prova la conclusione. Murata. Pallone che finisce poi in rimessa laterale. Il Pomigliano è vivo e prova a farsi vedere lì in avanti. Virginia Di Gianmarino, che è la giocatrice che ha tentato più conclusioni in questa Serie A senza aver ancora segnato ben 34 tiri. Vogliamo contare questo 35. Fusini direttamente in mezzo. Non fa altro che regalare il pallone a Malimbren. E allora Pavan. Lungo linea per Lindberg. Nel mezzo, dove c'è la corsa di Chiara Beccari, che viene colta in controtempo. E allora Passeri. Squadre che cominciano a farsi un po' più lunghine, nonostante siamo adesso entrati nel 30° minuto. Fusini, Martinez chiude il triangolo, ci arriva il numero 3. Tati nel traffico riesce comunque ad appoggiare la sfera. Golob. Tati cerca nuovamente l'asse verso Anna Lucia Martinez. In questo caso non viene per nulla aiutata dal rimbalzo della sfera. E allora Malimbren alla battuta del fallo laterale. Pavan che prima ci pensa di petto, poi il pallone è troppo basso, regala quindi rimessa laterale in una zona pericolosa al Pomigliano. Capitan Fusini alla battuta. Cerca Tati, arriva anche questa volta la copertura della difesa del Como. Lindberg subisce fallo, è d'accordo il direttore di gara, che infatti prontamente ferma l'azione. Contatto che c'è viene anche accentuato leggermente dal numero 77. Rizzona alla battuta. Lungo linea, dove con calmissima Matilde Pavan stoppa la sfera, poi perde la vista, il contatto visivo con Chiara Beccari e non riesce a servire il numero 9. Pallone mandato in avanti. Corelli lotta con Cecotti, ma oggi il numero 14 non ne sbaglia praticamente una, eccezione fatta forse per questo colpo di tacco che cercava la deviazione a sua volta del numero 7 per portare a casa la rimessa laterale. Non ci casca lì Corelli. E allora la battuta Rizza direttamente in mezzo, di testa Tati per Battelani, ma il pressing del Como è questo primo tempo è incessante. Rimessa laterale per le padroni di casa, con evidenti segni di disappunto di Lucio Pastrenge. Rizza alla battuta, c'è movimento di Tati, lì infatti che arriva la sfera. Corelli timidamente prova a mandare il pallone in mezzo, non riesce, regala perciò rimessa dal fondo alle avversarie. Maria Corenciova fa gesto di portare in alto il baricentro della squadra, non ha intenzione di giocare dal basso e visti i risultati recenti e le ultime azioni anche un'ottima idea. Pastrenge
prova a difendere l'uscita del pallone ma non riesce. Allora Battelani, sguardo nel mezzo dove c'è Martinez, c'è anche però la lettura pronta e tempestiva di Maria Korenciova che fa sulla sfera, e allora abbiamo superato la mezz'ora di gioco. Questo lasso di tempo il Como ha la peggior difesa nei primi tempi questo campionato, infatti sono 24 i gol subiti dalla formazione lombarda nelle prime frazioni, 17 dei quali appunto proprio nella prima mezz'ora. Ma attenzione perché c'è Tati che entra in area di rigore, finisce giù, calcio di rigore. Non ci pensa un attimo il direttore di gara, indica immediatamente il dischetto. Rivediamo, il fallo è all'interno dell'area di rigore, ampiamente. Kravets interviene decisamente male, non mira neanche al pallone, vorrebbe forse anche un provvedimento capitan Fusini. 6 gol fin qui per Tati, che prende quasi nessun tipo di rincorsa, aveva segnato sul rigore anche all'andata proprio contro Maria Korenciova dagli 11 metri. Parte il numero 10 e la rete, la riapre il Pomigliano al 34esimo minuto e 2-1. Sigla perciò la settima rete stagionale, il numero 10 del Pomigliano. E allora riaccende il match la formazione di casa, c'è ancora tutta una partita da giocare, vedremo adesso quale sarà la reazione delle giocatrici in campo. Rizzone in avanti, non trova nessuno. Picchi, lotta nel mezzo, Pavan, poi perde la sfera. Tati che ha segnato una doppietta nell'ultimo match casalingo di Serie A contro il Parma e una doppietta anche nell'unico match interno di questo campionato disputato proprio contro il Como, come dicevamo poco fa, con ormai 7 reti realizzate rimane la miglior marcatrice del Pomigliano in questo torneo, ne conta almeno il doppio di qualsiasi altra compagna di squadra. Adesso abbiamo appena visto l'intervento del direttore di gara che fa cambiare la battuta. E allora Pomigliano che prova a farsi vedere, Rizzon interviene sì ma male, lotta con Tati, forse commette fallo non secondo il direttore di gara. Ferrario, ancora polemiche per lo scontro lì davanti, resta giù Rizzon dolorante. Allora non abbiamo visto cosa è successo, forse però da fondamento alle polemiche potrebbe esserci stato qualche contatto a palla lontana. Rivediamo, questo è il contatto precedente in cui Rizzon ha la meglio su Tati e qui non sembra accusare, ecco questo forse è il contatto incriminato con Corelli che arriva sì in ritardo sul numero 24 in una, diciamo in un normale scontro sia a gioco fermo, ma il numero 7 era già in corsa. Forse si può escludere, diciamo, la volontarietà del gesto. Lamenta un colpo alla testa, numero 24. Colloqui in panchina. A 10 minuti, a 9 minuti dalla fine del primo tempo. Forse si inizia già a pensare a cosa, soprattutto se cambiare qualcosa nel secondo tempo. Pallone restituito al Pomigliano, Zanna Ferrario, adesso Pomigliano che
tiene più il pallino del gioco. Tati di testa, prolunga perfettamente per Martinez, ancora il numero 10. Ferrario ce l'ha sul destro, ci pensa, poi gioco di gambe, riesce a portarsi in avanti ma perde il contatto con la sfera. Pavan non stoppa benissimo, ma è ancora possesso per il Como. Lindberg non aiuta per niente con questo passaggio troppo corto la propria compagna, ma è comunque possesso per il Como. In spaccata Virginia di Gianmarino. Malimbren. Lindberg contro due, non ha decisamente la meglio, finisce anche giù, vorrebbe il fallo, ma il direttore di gara è lì vicino e dice assolutamente no. Pallone in avanti, sporcato da Ilai che aiuta Corelli nello stop. Lascia sul posto Rizzon, poi Ilai torna, rimedia all'errore. Prova anche a spazzare via la sfera considerando il forte pressing del numero 7 del Pomigliano. Pallone che finisce però in rimessa laterale. Ferrario. Passeri. Ancora il numero 5 a gestire. Sguardo nel mezzo, lì dove c'è Corelli, c'è però la copertura di Kravets. Poi pallone che ritorna in gestione del numero 27 dopo il colpo di testa. Beccari ne approfitta, fa sul pallone. Pavan. Picchi. Quarantesimo in corso. Alma Ilai. Prova a portarsi in avanti il Como. Allontanare così la presenza di giocatrice avversaria nella propria metà campo. Pastrenge. Chiama il pallone Lindberg. Il pallone in realtà va in mezzo dove c'è l'inserimento di Pavan. C'è anche la copertura di Passeri. Ma è ancora Como. Pallone nel mezzo. Che non ha alcun successo. Poi con decisamente troppa fretta Battelani prova a lanciare Corelli. Pallone che arriva lentamente tra i piedi di Maria Corenciova, che prende tutto il tempo possibile per dare possibilità alle proprie compagne di squadra di risistemarsi sul terreno di gioco. Poi ogni secondo che passa è prezioso considerando il vantaggio che deve gestire il Como. Lindberg. Ilai si porta avanti. Pastrenge prova lo scavetto per servire il numero 23, Alma Ilai. Pavan che era ancora decisamente indietro. Non difficile la lettura per Passeri e allora può gestire palla il Pomigliano. Lo fa male però, mette in difficoltà Fusini. Sarà Setinia, ne approfitta Pavan che prova a passare subito il pallone. Ma trova la deviazione, ancora Pavan, fallo, calcio di punizione, non è d'accordo il numero 23. Campo che inizia a farsi vistosamente pesante. Ampi macchie d'acqua che si spostano ad ogni passaggio e contatto col pallone. Da vedere quanto riuscirà ancora a gestire il terreno di gioco Ferrario, quasi a memoria nella zona di Martinez che non si trovava proprio in quel punto esatto, ma riesce comunque con rapidità a fare sulla sfera. Serve nello spazio di Gianmarino che in spaccata tiene forse il pallone in campo. No, arriva la segnalazione del secondo assistente, poi il fischio del direttore di gara a fermare il gioco. Pallone uscito. Rivediamo di Gianmarino. Difficile da dire da questa posizione, però difficile da determinare se fosse uscito completamente o meno, ma sicuramente buona parte del pallone era già fuori, quindi possiamo essere certi della sua uscita. Corelli
ritrova il contatto col pallone. Corelli con il destro prova dalla lunghissima distanza. Cerca in solitaria quasi un colpo da biliardo che possa riacciuffare il pareggio. Pallone che finisce ampiamente sopra la traversa. Rinvio lungo di Maria Corenciova. Ancora una volta ci pensa Tati. Poi viene alzato un campanile. Cecotti di fisico contro Martinez. Arriva il fischio del direttore di gara. Poi non molto sportivamente Cecotti porta a spasso il pallone e lo lancia via. Il fallo è più che evidente, dichiara Cecotti, che rischia anche il cartellino giallo. In tre in questo momento, anzi due, perché Zanaferrario si allontana alla battuta. Viene lasciata sola Battelani, che nel girone di ritorno proprio contro il Como ha trovato il gol su punizione. Vedremo se avrà intenzione di andare in porta il numero 30. Parte Battelani, sì che va in porta, il pallone però è centrale, viene sporcato anche dal rimbalzo, lo fa suo Maria Corenciova. Sventato il pericolo. Un minuto ancora da giocare di questo primo tempo, poi sarà il recupero. Scopriremo a breve quanto sarà. Brand di testa, arriva prima di tutte Tati, che forse subisce fallo. Era lì il direttore di gara che non è d'accordo, però Tati dolorante, si tocca la bocca dello stomaco. Rivediamo contatto con il braccio di Miriam Picchi, che non ha fatto niente per cercare il contatto con l'avversaria, semplicemente stava girandosi. L'espressione sul volto del numero 21 vale più di mille parole. E allora rimessa laterale, Cecotti che si scambia con Malimbrenne e cambia fascia. Lindberg appoggia questo pallone, poi contatto. Soltanto un minuto ancora da giocare di questo primo tempo, fino al 46esimo. Forse un po' poco rispetto a quello che abbiamo visto in campo, considerate le interruzioni e i tre gol. E allora ultima occasione forse per il Pomigliano per agguantare il pareggio. Pallone che passa, viene fermato il gioco, fallo di Tati su Almailai. Allora adesso il possesso è del Como, vedremo come avrà intenzione di sfruttarlo, considerando anche la possibilità di andare negli spogliatoi in vantaggio di un gol. Rizzona alla battuta, arriva il fischio del direttore di gara, ancora 10 secondi al 46esimo, pallone in avanti che resta lì. Picchi, Beccari, lascia sul posto Fusini, ancora Chiara Beccari. In quella zona del campo l'acqua si fa più pesante, finisce giù di Gianmarino, arriva il fischio del direttore di gara che concederà sicuramente altri secondi. Qualche polemica tra le giocatrici in campo, forse per quanti passi sono stati guadagnati dal Pomigliano per la battuta del calcio di punizione. Infatti arriva l'intervento del direttore di gara che fa cambiare il punto di battuta, che non cambia per niente, anzi forse Sarasetini ha anche guadagnato più metri. Intanto siamo abbondantemente oltre il 46esimo. Duplice fischio del direttore di gara, finiscono i primi 45 minuti di Pomigliano Como. Como in vantaggio per 2-1 sulle padroni di casa. In gol Almailai, Giulia Rizzon, e con la maglia numero 10 per il Pomigliano Tati.
Ci ritroveremo a breve per commentare assieme gli highlights dei primi 45 minuti del primo tempo. Está lá.
Appassionati della Serie A, team per vivere assieme i secondi 45 minuti di Pomigliano Como, match valevole la quarta giornata della pool salvezza. Primo tempo che si spegne sul 2-1 per il Como, in gol Alma Ilai, Giulia Rizzon e poi per il Pomigliano Tati. In questo momento in classifica il Pomigliano virtualmente scavalca il Pomigliano al secondo posto. In questo momento si vedrebbe proiettato a 18 punti il Como, resterebbe a 17 il Pomigliano. Successivamente nella giornata di oggi anche match alle 14.30 per la pool scudetto tra la miglior difesa del campionato, l'Inter, e la capolista Roma. Pronti i cambi per entrambe le squadre. Grande riscaldamento per Yura Karnernas, che è pronta a fare il suo ingresso in campo, e anche per Asia Bragonzi, che dovrebbe prendere il posto di Veronica Battelani. Avremo conferma a breve, quando il quarto uomo darà la possibilità di effettuare le sostituzioni. Bragonzi è arrivata nel corso della finestra del mercato di gennaio, esce con la maglia numero 5 intanto per il Como Lucia Pastrenge, fa il suo ingresso con la maglia numero 16 Giulia Karnernas, e come già preannunciato esce con la maglia numero 30 Veronica Battelani, che aveva trovato il gol nel match del girone di ritorno proprio in casa del Como, e fa il suo ingresso con la maglia numero 22 Asia Bragonzi. Per dare forse ancora più peso lì davanti, Pomigliano che si trova ancora ad inseguire il Como. E allora si comincia, amiche e amici sportivi, buon divertimento. Gestione palla affidata al Como. Pavan. Rizzon. In avanti Beccari di testa e tocca il suo primo pallone di oggi, numero 16 Giulia Karnernas, che faceva parte del gruppo delle nuove giocatrici del Como andate in nazionale. Commette anche fallo il numero 16. Svirgola il pallone proprio, Giulia Karnernas regala allora la controbattuta della rimessa laterale al Pomigliano. Scontro lì a centrocampo, non c'è intervento del direttore di gara. Allora Beccari trova Pavan, si apre dall'altro lato, prova anche la conclusione Matilde Pavan, c'era la rincorsa di Miriam Picchi, preferito tentare la conclusione in solitaria la giocatrice con la maglia numero 23 Corelli, che recupera il pallone, può entrare in area di rigore, ci riesce, sguardo nel mezzo, ma lì c'è una pozza d'acqua, infatti non viene per niente aiutata dal terreno di gioco nel controllare questo pallone, finché non svirgola anche quello che dovrebbe essere un cross nel mezzo. Ma la pioggia oggi ci accompagnerà molto probabilmente fino alla fine dei 90 minuti, continuando poi a accompagnare la città di Pomigliano per tutta la serata. Oggi a Pomigliano 13 gradi con un tasso di umidità all'88%. Previsioni di pioggia fino a tarda sera. Kravets. Ilai. Beccari che stoppa di petto, prova a stringere verso il centrocampo, non è d'accordo Martinez. Fusini entra in confusione, prova a riservire il numero 20, ma trova soltanto la parte esterna del campo. Rimessa laterale affidata allora a Cecotti,
già battuta. Ilai, Beccari, Picchi, Pavan. Prova a servire nello spazio Lindberg, che si trova già all'interno dell'area di rigore. Poi svirgola Bren, mette in difficoltà Picchi, che arriva comunque sul pallone ma non basta. Allora Bren ci mette una pezza, ma Corelli non molla un centimetro. Poi nasconde il pallone ad Alma Ilai, subisce fallo e arriva anche il primo cartellino giallo della gara proprio ai danni della giocatrice albanese, che aveva trovato il gol nel primo tempo all'undicesimo negli sviluppi di un calcio di punizione. Rivediamo Corelli che di suola nasconde la sfera ad Alma Ilai. Ilai che subisce a sua volta anche un pestone, ma arriva in ritardo sul piede della giocatrice avversaria. Ferrari alla battuta, chiama anche la posizione alle compagne, si avvicina Martinez, è proprio per lei l'indicazione, infatti va subito a ricoprire lo spazio libero sulla destra. Ferrario in mezzo, pallone che attraversa l'area di rigore, non viene toccato da nessuna giocatrice in campo e allora si ripartirà da rimessa dal fondo. Soltanto la Fiorentina con 6 ha realizzato più gol su calcio di rigore del Pomigliano, che ne ha realizzati 4 su 6 tentativi in questa Serie A. Dall'altra, nessuna formazione nel torneo in corso ha concesso più chance dal dischetto alle avversarie rispetto al Como, 8, una in più del Parma, con 4 reti subite, contando ovviamente la situazione del primo tempo. 51esimo minuto in corso, gestisce palla Setinia, sulla pressione di Matilde Pavan butta via il pallone, Carranassi in anticipo, è tutto regolare. Allora Beccari non riesce a contenere la carica di Virginia Di Gianmarino, che finisce poi giù, concesso il vantaggio e si continua a giocare. Ferrario, sguardo in mezzo dove c'è Bragonzi che non può arrivare in alcun modo sulla sfera, ma è ancora il numero 28 che gestisce. Rizza, arriva la copertura di Picchi, ci sono ancora due giocatrici a terra, viene chiamata l'attenzione del direttore di gara per fermare il gioco, non è dello stesso avviso il direttore di gara. Pallone nel mezzo, c'è soltanto Cecotti, lo tocca, calcio d'angolo. Chiara Beccari ancora a terra dallo scontro precedente, viene chiesto anche l'intervento dello staff medico del Como, per questo motivo veniva richiamata l'attenzione del direttore di gara nel contrasto con Virginia Di Gianmarino. Resta dietro il piede, ma forse ha subito un colpo alla spalla che non sarebbe purtroppo storia nuova per la giocatrice della nazionale. Ha già subito nelle scorse settimane un infortunio proprio alla spalla, da verificare adesso l'entità, si spera di scongiurare in tutti i modi una possibile ricaduta. Sembra tutto pronto per riprendere a giocare, viene accompagnata fuori dal campo numero 9 e allora densità al centro dell'area di rigore, esce in questo istante Chiara Beccari che sembra poter continuare a giocare. Soltanto Di Gianmarino fuori dall'area di rigore, Martinez vicino alla bandierina, ma non sembra anche in questo caso intenzionata Zana Ferrario a giocare corto. Passa a prendere il terzo tempo, pallone nel mezzo nella zona di Daria Kravets, arriva il pugno di Maria Corenciova a spazzare via, ma è ancora Pomigliano. Martinez in mezzo, ancora una volta i pugni di Maria Corenciova che ne atterra anche due. Tanto può rientrare a giocare Beccari. Corelli nel mezzo, colpo di testa, si alza un piccolo pallonetto che agevola forse l'intervento di Maria Corenciova, sventata
la minaccia. Rivediamo il cross nel mezzo di Gian Marino, che prova a girare verso la porta, prende il pallone troppo sotto. Pavan chiama il passaggio, Lindberg è lì che va il pallone, ma c'è la copertura pronta di Ferrario. Tati strappa via il pallone, Picchi, poi Carnas, adesso Rizzon. Beccari gestisce palla il Como, ancora il numero 9, costretta a dare spalle alla porta. Ora Ilai, pallone è troppo corto, lo legge Ferrario, può farsi pericoloso il numero 28, c'è fallo ma si gioca. Bragonzi dalla distanza in due tempi. Corenciova, polemiche in panchina per un mancato intervento del direttore di gara proprio in questo contatto tra Alma Ilai, che tra l'altro è già ammonita e in questo caso ha rischiato grosso perché quella era una ripartenza. Graziata dal vantaggio. Pallone che finisce fuori, lo accompagna fuori Miriam Picchi. Rimessa laterale. Affidata a Malimbren. Kravets. Gioco lungo. Legge tutto Tati, poi Corelli. Prova a servire nello spazio Bragonzi, pallone che non arriva, poi Picchi, contrasto tra Carnas e Di Gianmarino, il direttore di gara fa giocare, e allora Beccari prova a saltare sul posto Zanna Ferrario, poi il numero 9 commette fallo, non ci sta Zanna Ferrario, anche qualche sguardo di fuoco tra le due giocatrici. Eccessiva spinta data anche dalla foca agonistica, non la prima volta che succede in questa partita. Setinia, lancio lungo, Bragonzi subisce forse un contatto al volto, costretto a fermare il direttore di gara, viene chiesto anche prontamente l'intervento dello staff medico per Daria Kravets. Testa contro testa tra le due, guardo preoccupato di Giulia Rizzon. Rivediamo, sì, questo fa male anche dopo, non trovano nessuno delle due il contatto con la sfera, bensì trovano contatto tra fronte e tempia. Rivediamo. Kravets va proprio a vuoto, va contro Asia Bragonzi che si era alzata per provare a controllare il pallone che stava arrivando. E adesso pallone che verrà riconsegnato dall'arbitro. Asia Bragonzi intanto si rimette seduta, questo già è un'ottima notizia. Daria Kravets con qualche difficoltà adesso in questo momento viene aiutata dallo staff medico ad alzare il busto, vedremo se saranno entrambe in grado di continuare a giocare. Daria Kravets forse no, infatti viene richiesto il cambio da capitan Rizzon, ma c'è ancora un colloquio aperto tra lo staff medico e la giocatrice numero 27. Conferma il cambio, non è in grado purtroppo di continuare a giocare, avevano chiesto in quel momento di aspettare prima di dare la comunicazione definitiva alla panchina, ma numero 27 non sembra riuscire a continuare. Adesso entrambe le giocatrici dovranno uscire fuori dal campo dato l'intervento di entrambi gli staff medici. Vedremo se verrà comunque confermata la scelta di sostituire Daria Kravets, ma già c'è movimento in panchina, c'è stata anche una stretta di mano tra
le due giocatrici che si sono scontrate. Come dicevamo, già c'è un movimento in panchina per la sostituzione. Vedremo adesso se andrà anche a colloquio con il proprio mister. Dice forse di aspettare Daria Kravets, forse in condizione ancora di poter giocare. Intanto si riprende, pallone in avanti di Golob, spazza via Ilai, in questo momento 10 contro 10. Gestisce ancora Passeri. Bragonzi entra in campo, quindi è un 11 contro 10. Deve essere rientrata anche Kravets invece, quindi in questo momento la possibilità, l'opzione cambio viene scartata. Intanto Di Giammarino in mezzo, Corelli di testa, non riesce a girare nella giusta direzione, pallone che finisce fuori. Kravets sembra perfettamente in condizioni di poter continuare a giocare, anzi si avvicina al proprio portiere per poter dare supporto per la costruzione dal basso, quindi il cambio sembra essere momentaneamente rimandato. Vedremo, perché in questo momento nelle panchine c'è movimento, quindi qualcosa a breve sicuramente accadrà. Pallone che resta lì, Picchi spazza via, forse non la migliore delle decisioni, ma c'è Carrenas che lo tiene in campo. Poi Beccare, scontro con Di Giammarino e alle meglio il numero 21, che poi nel contrasto con Camilla Lindberg non ha nessuna chance di riuscita. E ancora il 77 che lotta, ne ha tre addosso, non può tenere in alcun modo il pallone. Il pallone poi viene sporcato, rimessa laterale per il Pomigliano. Pronto un cambio in casa Como, pronta a fare il suo ingresso in campo Vivien Bail, che proprio qui a Pomigliano ha trovato il primo gol stagionale. Esce con la maglia numero 18, l'autrice dell'1-0 del Como, Alma Ilai. Due gol in questa stagione per il numero 10 del Como, trovati entrambi tra l'altro dopo l'85esimo. Il primo contro il Pomigliano, come detto, nel match del girone di andata da fuori area negli sviluppi di un calcio d'angolo, gol che è valso letteralmente un punto, perché come in quel momento era sotto di 2-1, come in questa situazione però a parti invertite. Attenzione perché si porta in avanti Corelli, Rizzon taglia la strada, accompagna il pallone in rimessa dal fondo. Secondo gol di Vivien Bail, poi trovato poche settimane successive allo scadere quasi del match con casalingo contro il Parma, vinto dal Como per 4-1. E anche in quel caso Vivien Bail segnò da subentrata. Rimessa battuta, Carl Hernas è entrata proprio per svolgere il lavoro di toccare più palloni possibili a centrocampo, che fino a questo momento erano di quasi proprietà di Tati. Resta a terra Beccari, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Allora Zanaferrario, Rizza, 62esimo minuto in corso, finisce giù il numero 28, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Forti polemiche dalle panchine, Picchi in avanti, Beccari non può arrivare sola contro quattro avversarie. Golob, sguardo alto, Corelli gestisce, lotta, fa sola sfera, finisce giù Tati, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Ancora una volta Picchi ha troppa fretta di gestire questo pallone, lo manda avanti in maniera forzata e infatti anche in questo caso non trova nessuno che non sia il controllo di Sara Setinia. Forse il pallone è uscito, infatti è così, viene predicata calma alla panchina del Pomigliano nella gestione del pallone. Anche adesso forse vince più l'emozione rispetto alla tattica. Qualche passaggio sporcato, ambo le parti. Beccari anticipa tutto e fa sulla sfera, gioca sul filo della rimessa laterale. Beccari, Di Giammarino strappa via il pallone, non è la prima volta che succede oggi e molto probabilmente neanche l'ultima. Pallone che poi, come pronosticato, finisce in rimessa laterale. Possesso palla per il Pomigliano.
Ok. Aspetta, Mali. Eccola. Il Milano che ha realizzato 7 ormai delle ultime 9 reti, delle ultime 10 reti Serie A su palla inattiva. In generale in questa stagione 22-23 sono ben 10 su 19 tentativi Tolei. Attenzione perché Martinez ha la possibilità di controllare il pallone, preferisce invece tirare al volo e non è la migliore delle idee nella migliore delle conclusioni. Il pallone che finisce ampiamente sul fondo, dicevamo che questa stagione 2022-23 sono 10 su 19 tentativi totali messi a referto, i gol da fermo delle campane, 50% meno soltanto della Sampdoria in percentuale nel torneo in corso, del 60%. Cecotti in avanti, Passeri, Pavan, pallone che resta lì e ne approfitta, Beccari contro due, scarica, Carl Hernás va in mezzo, Bail prova a tagliare sul primo palo, arriva l'intervento di Golob e adesso Pomigliano, Martinez, Di Gianmarino, sguardo alto, cerca la possibilità di servire una compagna, infatti è lì che va il pallone, dove c'è Bragonzi che può farsi pericolosa, ma arriva l'anticipo e la lettura di Maria Corenciova che fa sua la sfera e sventa il pericolo. Rivediamo Bragonzi che spunta alle spalle di Malimbren, pallone in avanti, Carl Hernás che chiama ad ampi gesti il movimento delle compagne che in questo momento assente, ancora il numero 16 che prova a smistare di testa, Pavan, tunnel su Tati che però non porta da nessuna parte perché il numero 10 è a gestire il pallone, lo perde per un attimo ma poi Di Gianmarino che di prima trova Martinez, raggira Cecotti e serve splendidamente Fusini, Tati di fino su Beccari che poi rifila una spallata, finisce giù il numero 10 che aveva saltato con uno splendido sombrero la giocatrice della nazionale e sarà calcio di punizione. Rivediamo poi splendido controllo palla e anche il sorriso sotto i baffi di, vediamo il controllo, un po' sorriso ironico di Tati che riesce a saltare Chiara Beccari. Ferrari alla battuta, un gol realizzato fino ad oggi dal numero 28, vedremo come deciderà di gestire il calcio di punizione. Arriva a colloquio anche Martinez, 3 gol invece per il numero 20. Martinez si avvicina al pallone, una finta, parte Ferrario sulla barriera, è ancora lì, dalla distanza arriva il tiro deviato, allora Corelli, la pressione di Beccari a rallentarne la manovra, pallone che passa lo stesso, Tati finisce giù, non c'è fallo, finisce giù anche Di Gianmarino, non è fallo secondo il direttore di gara, ancora Pomigliano che ci prova ad agguantare il pareggio, Ferrario va nella zona dove solitamente si trova pronta Martinez, in questo caso c'è la copertura di Cecotti ma non finisce il possesso palla delle Pantere. Martinez salta Pavan, Bail poi mette giù, non è fallo secondo il direttore di gara che fa no con le dita e poi arriva adesso il fischio dopo il contatto tra Picchi e Rizza. Ancora polemiche per il mancato fischio invece nel contatto precedente, viene anche predicata calma tra nelle panchine. Adesso che il tempo passa l'ansia aumenta, anche il nervosismo. Cambio per il Como, esce con la maglia numero 9 Chiara Beccari, capocannoniere della propria squadra con 5 gol, fa il suo ingresso con la maglia numero 30 Martina Zanoli. Va a rinforzare Sebastian Della Fuente la fase difensiva, vedremo dove andrà a posizionarsi, vedremo come si gestiranno poi con l'uscita di Beccari in attacco. Ferrari alla battuta, corta, buca l'intervento Passeri, si ritrova allora lì davanti il pallone Maria Corenciova, deve far altro che
abbracciarlo e addormentarlo al terreno. Rinvio lungo nella zona di nessuno se non quella occupata da Rizza, che con calma fa uscire fuori il pallone del rimessa laterale. Bren anticipa Paragonzi, azioni ancora molto confuse, adesso è tutta una questione di intenzioni e di emozioni. Finisce giù Rizzon, Cecotti mette fuori il pallone, ferma il gioco il direttore di gara. Dolorante ginocchio sinistro, Giulia Rizzon, vediamo se il dolore nasce da questo contatto. Alza il piede, sì, Asia Bragonzi prendendo l'esterno coscia del numero 24, viene richiesto l'intervento anche dello staff medico, che in questo secondo tempo è stato impegnato più volte. Intanto siamo entrati nel 70° minuto, ancora 20 minuti, poi sarà recupero. Si becca un calcio nella gamba, numero 24. Lavora un attimo a 4. Parti! Parti! Usa! Arriva anche un cambio per il Pomigliano, fa il suo ingresso con la maglia numero 33, Deborah Novellino, esce con la maglia numero 3, Capitan Fusini, che tra l'altro dovrà anche cedere la fascia da capitano, si sta portando fuori dal campo e che ha tuttora addosso. Rimessa laterale per il Como. Cecotti alla battuta. Carnas stoppa di petto ma poi gestisce malissimo. Allora Ferrari in avanti. Bragonzi di petto. Gestione palla sempre più confusa. Non c'è fallo secondo il direttore di gara, ma in questo caso forse il contatto c'era stato. Pavan per Lindberg, che non riesce a stoppare bene la sfera. Viene messa in difficoltà anche dalla presenza di Novellino. Forza Fresca che si va a posizionare sulla fascia destra. Martinez va in velocità, scarica subito per Virginia Di Giammarino. Ferrario, Novellino, cross nel mezzo dove non c'è nessuno se non la pronta uscita di Maria Corenciova, che senza alcun tipo di difficoltà va su alla sfera. Carreras passa il pallone a Cecotti, che però non si era minimamente mossa dalla sua posizione, quindi regala di fatto rimessa laterale a Rizza, che cambia posizione con Novellino e si sposta sulla fascia sinistra. Sbaglia l'appoggio anche Lindberg, sagra un po' degli errori in questi ultimi minuti per il Como. E allora Novellino, Golob di prima in avanti, Bren non stoppa ma manda direttamente in direzione Bail. Ferrario in anticipo su Carrarnas. E allora Rizza, pallino del gioco in questo secondo tempo affidato quasi nella sua totalità al Pomigliano, che però non ha portato alla luce grandi occasioni pericolose. Una rocciosa difesa del Como che finora funziona nel mantenere il vantaggio. Corelli fa da sé, prova anche, e qui pecca decisamente un po' di egoismo. Un tiro dalla distanza, arriva anche un giallo, da vedere destinato a chi. Potrebbe essere Lindberg per
l'intervento su Corelli che l'ha saltata di netto, ma è stato decisamente volontario, ma non è stato possibile vedere verso chi è stato mandato al referto giallo. Dovrebbe essere proprio Camilla Lindberg, che in questo caso va direttamente sul piede, e poi Corelli si esibisce prima del tiro disastroso su uno splendido tunnel ai danni di Miriam Picchi. Cecotti, lungo linea. Bail perde lo scontro fisico con Rizza e allora può gestire ancora il Pomigliano. Setinia. Rizza, corre il numero 16. Sguardo in avanti. Deviazione di Picchi. Pallone che resta lì in anticipo e non è fallo per gioco pericoloso di Bail. Allora Pavan. Corelli rincorre. Pallone per Bail. A tu per tu. Bail! Al 75esimo minuto ha segnato il Como, doppiamente di nuovo in vantaggio, 3-1. Ha segnato il numero 10, che riporta di nuovo a più 2 il vantaggio, ed è 3-1. Tutta la panchina del Como in piedi, e forse nel momento più difficile per il Como arriva l'intuito di Pavan, che regala un assist perfetto per Bail, che impatta in altrettanto modo il pallone. Non può nulla Sara Setinia. C'è anche un cambio che viene effettuato alla velocità della luce. Esce con la maglia numero 7 Alice Corelli, fa il suo ingresso in campo Awa Sangare. Pronto anche forse un doppio cambio per il Como. Si riscalda ancora a bordo campo Alison Rigaglia con il numero 11. Abbiamo visto in piedi anche Joyce Borini, che si era tolta la pettorina. Vedremo se questa situazione di vantaggio cambierà anche i programmi per Sebastian Della Fuente. E adesso si accende l'entusiasmo per il Como. Ferrario blocca l'avanzata di Pavan. Sguardo su Bragonzi, stop di petto, non c'è nessuno a cui cedere il pallone. Adesso sì, di Gianmarino. Passeri, sguardo nel mezzo, dove c'è il 22, salta Carreras, non arriva sul pallone, finisce giù anche Sangare, non c'è fallo. 76esimo minuto, cambio, come dicevamo, doppio cambio. Pronte Rigaglia e Borini, da vedere chi uscirà. Dovrebbe uscire Lindberg, che in questo momento perde tempo. È anche una scena brutta da vedere, dove le avversarie di peso provano ad alzarla. Viene anche incoraggiata il direttore di gara a velocizzare l'uscita dal campo. Quindi esce con la maglia numero 77 Lindberg, fa il suo ingresso con la maglia numero 11 Alison Rigaglia. Un altro esterno per rinforzare ulteriormente, a questo punto più che necessario, la difesa. Ed esce anche Matilde Pavan dopo l'assist fornito a Vivian Bail, e fa il suo ingresso con la maglia numero 8 Joyce Borini. Cambi effettuati, 78esimo minuto in corso, ancora un doppio svantaggio da recuperare per il Pomigliano, un doppio vantaggio nuovamente da gestire per il Como. Martinez in mezzo, dove non c'è nessuno se non Giulio Rizzon, pallone che non va troppo lontano, Tati non riesce a controllare, poi di Gianmarino prova dalla distanza, pallone centrale neanche troppo forte. Non è difficile il controllo e la presa per Maria Corenciova, rivediamo, si coordina bene ma non riesce a imprimere la giusta forza né tantomeno la giusta direzione per impensierire il portiere, che va al lancio lungo. Rigaglia che si posiziona lì in avanti. Quest'anno impiegata molto spesso come ala
addirittura come terzino, numero 11. Pallone che finisce fuori, rimessa laterale per il Como, che adesso ha tutto l'interesse nel perdere più tempo possibile. Borini alla battuta. Pallone in avanti, sempre nella zona di Rigaglia, che controlla di testa. Poi di piede prova a prolungare per Zanoli. Tati non controlla benissimo, infatti regala il pallone a picchi, poi incertezza di Martinez. Borini in avanti. Ferrario. Gioco fermo, posizione di fuorigioco per il numero 11. Setini alla battuta, chiama tutte le compagne a portare densità all'interno dell'area di rigore avversaria. Infatti è lì che viaggia il pallone. Si alza un campanile, Golob con il destro prova a intervenire. Tocca male il pallone, lo prende da sotto, pallone che finisce poi ampiamente sopra la traversa. Arriva un cartellino giallo, forse per perdita di tempo, non ben capito in direzione di chi, dovrebbe essere forse per Cecotti. Si continua comunque a giocare. Corenciova a lungo, Carrerà spizza, poi Rigaglia lotta, ma Ferrario ha la meglio. Golob ne ha quasi tre addosso. Setinia non spazza nel migliore dei modi, mette anche in difficoltà Novellino. Rigaglia con eleganza riesce a resistere a ogni tipo di pressing, poi prova a servire nello spazio Zanoli. Golob prende posizione e accompagna il pallone in rimessa dal fondo, già battuta. Allora Passeri subito in zona rizza, squadre lunghissime. Sangare non riesce a mantenere il possesso della sfera, pallone che finisce fuori, l'ultima a toccare Vivien Bail, rimessa laterale. 81esimo minuto, ancora 9 più recupero. Di Gianmarino prova a saltare anche Picchi, non riesce, aveva già lasciato sul posto un'avversaria. Adesso Golob, sguardo in alto, è lì che va il pallone. Ancora una volta Picchi dice di no, poi Zanoli litiga un po' con lo stop, ma riesce comunque a scaricare per Borini. È pronto un altro cambio invece per il Pomigliano. Picchi, controllo sfortunato, poi Sangare in avanti, non c'è fallo, anzi ampio gesto del direttore di gara per far alzare Sangare da terra. Carrernas in profondità dove si trova Rigaglia, pallone troppo lungo, regalato a Serasetini, il pallone non esce e quindi il cambio per il Pomigliano non può essere effettuato. Martinez prolunga di testa, trova Tati anche con un pizzico di fortuna. Tati prolunga per nuovamente il controllo del numero 20. Arriva adesso il cambio, esce con la maglia numero 21 Virginia Di Gianmarino, fa il suo ingresso con la maglia numero 6 Iris Rabot. Novellino alla battuta, andrà direttamente in mezzo, trova Tati che finisce giù, non riesce a controllare il pallone, poi Brenne non sa bene come gestire il pallone e lo regala nuovamente in rimessa laterale al Pomigliano. 83, ancora una volta nel mezzo Bragonzi, forse con un braccio non è d'accordo il direttore di gara, scontro tra Tati e Borini, vorrebbe il calcio di rigore, la panchina e anche il numero 10 del Pomigliano. Il direttore di gara è lì vicino, dice di no, e anche il contrasto non è sembrato punibile da calcio di rigore. Calcio d'angolo per il Pomigliano. Sangare a disturbare, pallone nel mezzo, tocca Picchi, ancora Ferrario morbido nel mezzo, non arriva nessuno tranne Zanoli,
poi Martinez prova a riproporre, Golob lascia Bragonzi, ce l'ha sul sinistro, ripropone nel mezzo, questa volta ci pensa Cecotti, è un vero assedio quello del Pomigliano, ancora pallone nel mezzo, adesso Rabot, contro due alla meglio Carrernas, che fa uscire la propria squadra, Rigaglia non può arrivare, rimessa laterale, rivediamo il contatto precedente tra Borini e Tati, non c'è nulla da segnalare o nulla da punire con un calcio di rigore, Gioes Borini prende semplicemente posizione, arriva in anticipo sul pallone, non fa nulla che possa in qualche modo ostruire l'avversario in maniera fallosa, Sangaré di prepotenza, adesso in velocità, sguardo nel mezzo, pallone, il campo sta per finire, infatti Kravets riesce con furbizia a far sbattere il pallone sui piedi del numero 19, guadagnando così rimessa laterale. Rinvio lungo, 85esimo minuto, 5 poi sarà tempo supplementare. Rizza. Pallone che finisce fuori, non riesce a tenerlo in campo Tati. Pallone che passa ma trova soltanto il possesso del Pomigliano. Setinia. Arriva anche il pressing di Rigaglia. Di Gianmarino. Setinia. Lancio lungo, Bragonzi non riesce a intervenire. Poi Martinez subisce anche fallo ma si può giocare. Avanza il numero 20, Novellino. Nel mezzo, Bren tocca, riesce anche a spazzare via il pallone. Sarà rimessa laterale per il Pomigliano che le prova tutte per restare lì e cercare di accorciare il vantaggio del Como. Rabot. Ferrario nel mezzo, Bragonzi non può arrivare. Arriva poi Sangaré, se ne accorge il 14 del Como. Spazza via il pallone, sarà rimessa laterale perché è uscita dall'altro lato della bandierina. Sangaré, spalle alla porta, e allora Rizza. Ferrario, arriva il pressing, costretto a ripiegare il numero 28, interviene allora Passeri. Golob, in mezzo. Bragonzi non riesce a girare, forse subisce fallo, ma si gioca. Pallone poi spazzato via. Rimessa laterale, ancora una volta Novellino. Chiama il passaggio verso Golob Martinez. Infatti è lì che va la sfera. Pallone nel mezzo. Non è la migliore delle conclusioni. Ferrario prende la rincorsa. Sul secondo palo interviene Kravets. Ancora una volta su Bragonzi questa volta, senza che nessuna delle due rimanga a terra. La panchina del Como lamenta, vorrebbe il possesso, ma dietro di gara lì vicino la rimessa laterale per il Pomigliano. Comunque sempre il Como che riesce a intervenire prontamente e recuperare la sfera, poi però va a trovare una deviazione vincente Rigaglia, deviazione che non arriva. Ferrario cerca di trovare qualcuno che possa prendere questo pallone lì in avanti, non trova nessuno, che non sia poi la pronta uscita di Maria Korenciova. Quando entriamo nel 88esimo minuto, il tempo passa, più le speranze di pareggio per il Pomigliano si affievoliscono, aumentano invece quelle della vittoria più vicina del Como. Bail riesce a portare a casa la rimessa laterale, guadagna più tempo possibile il Como in queste situazioni. Rigaglia prova a trovare lo spazio per servire Bail. Si continua a giocare. Carrernas. Ferrario restituisce al numero 16. Tanta confusione in mezzo al campo. La fretta non è per niente amica della gestione del gioco.
Novellino. Martinez. Carrenas strappa via il pallone, poi viene anche trattenuta per la maglia. Calcio di punizione. E allora tutto il tempo per guadagnare secondi preziosi il Como. Rivediamo. Vistosa trattenuta di Martinez per rallentare l'avanzata del numero 16. E anche ammonito il numero 20. Si può continuare a giocare. Bren alla battuta. Pallone lungo. Anche troppo. Regala così. Rimessa per il Pomigliano. Novellino alla battuta. Golob fa sul pallone. Costretta a scappare verso Setinia per non subire il pressing. Rinvio lungo. Picchi in anticipo, forse mette anche in leggera difficoltà Corenciova, che comunque arriva e anticipa Sangaré. E adesso sarà un minuto, dopodiché scopriremo l'entità dei minuti di recupero. Golob. Ferrario, subito in avanti, Kravets legge tutto e alza anche un campanile difficile da gestire. Carrenas si trova il pallone tra i piedi e non ci pensa su neanche mezzo secondo, spazza via il pallone per allontanare e soprattutto rallentare in qualsiasi modo la gestione della sfera del Pomigliano. Sei i minuti ancora che ci restano da giocare e da vivere assieme. Bragonzi nello spazio per Rabot. Prova ad andare nel mezzo, pallone sporcato. Bren anticipa l'uscita del proprio portiere e si continua allora con il possesso per il Pomigliano. Sei minuti che il Pomigliano dovrà sfruttare al massimo per cercare di agguantare il pareggio. Sei minuti che separano il Como dal sorpasso. Rabot nel mezzo, ancora duello Kravets, Bragonzi, pallone che resta lì, Rizza prova il tiro, viene fermato il gioco, forse un contatto con il braccio, Rizza protesta decisamente troppo e arriva infatti la sanzione del direttore di gara, cartellino giallo. Quello scontro che porta a niente, poi c'è sì un tocco involontario di Bragonzi che si teneva da terra. Poi Rizza che viene fermata dal fischio del direttore di gara. Possiamo anche già parlare di MVP della giornata, Most Valuable Player, affidato oggi a capitan Giulia Rizzon del Como. La prestazione di quest'oggi coronata anche da un gol che è valso il momentaneo 2-0. Prova a tenere palla lì Ferrario. Non è d'accordo con la scelta di Rigaglia, poi Bail mette anche in difficoltà il numero 28 e può uscire Martinez. C'è spazio per andare, prova ad andare in velocità. Nello spazio per Rabot, ce l'ha sul destro. Scarico verso Sangaré, Novellino vorrebbe il pallone, non è d'accordo il numero 19 che prova a riproporla in mezzo. Tati di testa! Brivido! Si mangia le mani, il numero 10 aveva la possibilità di accorciare le distanze. Ottimo cross il numero 19. Novantatreesimo. Novellino in avanti, Sangaré lotta, riesce a mantenere bene la sfera e anche a gestirla. Passeri
nel mezzo dove c'è Bragonzi, spizza di testa, scontro anche con Rizzon, resta a terra il numero 24, si tocca la testa ma si rialza. Rivediamo. Nessun tocco particolarmente incisivo che possa aver in qualche modo fatto troppo male al numero 24, quest'oggi MVP. Zanoli ne supera 4, poi perde il possesso della sfera, finisce giù ma non c'è fallo. E allora Passeri, Martinez, si fa vedere anche Rizza. Salta, ne salta 2 Martinez. Scavetto nel mezzo dove c'è Bragonzi che stoppa, finisce giù. Vorrebbe il calcio di rigore il numero 22. Non è d'accordo il direttore di gara, sarà rimessa dal fondo. Tocca il pallone il numero 22 ma non sembra che in alcun modo poi Giulia Chiaracecotti, non Giulia Rizzon, faccia fallo. Pallone spazzato in avanti. Ci crede ancora il Pomigliano ma è rimasto veramente poco tempo. Setinia, poi si complica la vita, rischia anche di perdere il pallone. Trattenuta giudicata fallosa quella di Rigaglia. E poi lottano Rigaglia e Golob perché Rigaglia ovviamente cerca di far perdere tempo nella battuta, il Golob non molto in maniera amichevole allontana di fisico l'avversario. Pallone che si avvicina pericoloso in area di rigore, esce Maria Corenciova e adesso manca ufficialmente un minuto che separa il Como dalla vittoria, dal terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria con il Parma, il pareggio contro la Sampdoria fuori casa. Adesso una vittoria in trasferta che porterebbe al sorpasso, allontanerebbe ancora una volta di più la zona retrocessione portandosi a 18 punti, lasciando poi il Pomigliano dietro a 17. Borini in anticipo su Novellino, segno di una squadra che ci crede e non molla. Ancora il numero 8, 10 secondi, porta il pallone nella zona della bandierina, riesce anche a non perderlo nonostante il pressing di due avversarie. Arriva il triplice fischio del direttore di gara e scacco matto del Como in casa del Pomigliano. Vince la squadra di Sebastian Della Fuente per 3-1 e completa il sorpasso. Sono 18 quindi adesso i punti in classifica